E al momento stiamo facendo questo combattimento di difesa con tutta questa bella gente, qui, sotto questa torre, in attesa che quel cretino di rasura, che non sta facendo assolutamente un beniamato Cassio, resetti la griglia di energia. Nel frattempo però, come vedete, mi sta avanzando la quest, perché ho le missioni da svolgere in questo luogo, che sono ad esempio uccidere gli Inquest, e tutti gli assalti che ci stanno facendo sono proprio assalti di Inquest. O anche i Moschito, vedete come li uccidono anche gli altri perché hanno la stessa quest. E questo è un po' un buggino. Praticamente l'attacco primario del mago può essere spammato, cioè lo spamma in automatico. È solo che quando non c'è il mob, fa sta sciocchezza di tenerselo caricato avanti, lo cambieranno, insomma. È un po' fastidioso, comunque. E parliamo delle skill, allora. Le skill in questo gioco sono tante. Sono tante, 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 tante. E queste skill le puoi prendere tutte a livello 1 già, senza il minimo problema. Ogni skill è basata sull'arma che hai e sulla mano che sta stringendo quell'arma. È qualcosa di mai visto prima, mai visto prima. In pratica, se hai una dagger, ci sono questo skill set. Se hai uno scettro, che è quello che posseggo io ora, hai quest'altro tipo di skill set. Se hai una staff a due mani, hai un altro tipo di skill set, una per ogni elemento, sempre perché sono un elementalist. Questo è l'offend, se nell'offend hai un focus, e sono queste altre le skill che ti danno. Oppure se stai combattendo sott'acqua, queste sono le altre skill. Io non le ho sbloccate perché i combattimenti sott'acqua non mi sono mai piaciuti tantissimo. Però con quello era una torretta che ha sparato un'enorme fiamma. I combattimenti sott'acqua sono fatti benissimo, peraltro. A me non piace a prescindere il gioco subacqueo. A me non piace in genere il gioco acquatico, a prescindere. Anche in Age of Empires non mi piacciono molto le navi. Però qui, in questo gioco, ci sono delle zone completamente in acqua. E sono delle zone belle. Ci sono costruzioni sommerse. Ci sono mostri grossi da tirare giù e tutto quanto. Vado sotto gli altri, così mi danno una manina a combattere. I combattimenti sono fatti davvero molto bene, perché c'è uno skill set per ogni tipo di combattimento. E quindi sott'acqua, ad esempio, utilizzare l'elemento fuoco crea delle bolle di magma denso che poi esplodono vicino al nemico. Oppure fa nebulizza, non nebulizza, surriscalda zone d'acqua sott'acqua, le fa bollire. Ragazzi, l'aspetto skill set in questo gioco è splendidamente gestito. Io al momento sto fondando tutto molto sull'elemento elettrico. Sono un elementalist, come vedete da qui, eccoli qua. Sta basando tutto sull'elemento elettrico. I tratti sono poi sbloccabili anche piano piano. Ci sono. Perdonatemi. Sono stanchissimo. Ci sono sia le skill normali, e sono quelle che sblocchi con i punti skill che prendi più o meno uno per livello, sia i tratti. Le skill le puoi mettere nelle barre veloci, ad esempio ho sbloccato quelle che sto utilizzando ora, sono uno scudo, un attimo, attenzione. Sono uno scudo e un elemental che dovrei summonare, che non summono mai. Eccolo qua, il mio elementale elettrico, questo pallino piccino piccino. Però ho preso la medaglia bronzia perché, vabbè, forse perché c'erano troppe persone. Lo scudo è la skill del, oh madonna mia, dell'elementale piccolino che ti segue. Anche se in realtà non è che sia tutta sta grandezza. Forse devo mettere la skill dei colpi dell'arcane power. Vabbè,
E poi io, come PG mio, ho scelto di orientarmi molto verso le cure, perché mi piace supportare, mi diverte. Anche se in realtà non è proprio un curatore potente, è più che altro un damager, che però può curare random chi ha bisogno, ecco, alla necessità. Quale quest non l'abbiamo ancora finita? Prendiamo questo punto, questo waypoint. Eccolo qua. Mentre mi insegue il lupacchiotto. Oh, ora vi devo parlare dell'aspetto livelli del gioco. Livelli in questo gioco, signori, è tutta un'altra caciara tremenda. Si può ipoteticamente livellare in una zona da livello 1 a livello 80. Nella stessa zona iniziale. Questo perché il sistema livelli è gestito in maniera molto particolare, cioè è questo qui. Come vedete qui in alto a destra c'è scritto level 15. Elementalist, mi sono attaccato un attimino. C'è scritto level 5 Elementalist, effective level c'è scritto 13. Che cosa è successo? È successo che è vero che sono un elementalista di livello 15, però sono in una zona nella quale il cap level massimo è il 13. E quindi io combatto effettivamente come un livello 13. Un attimo che qua mi sto uccidendo, però come vedete sto combattendo anche da disteso e l'ho fatto. E dato che massimo i mostri in questa zona possono raggiungere il livello 13, anch'io. No, questo è un evento. Destroy the power grid. Dove stanno i bombardieri? Ah, eccoli qua. Proprio per, insomma, proprio perché il massimo dei mostri di questa zona è il massimo livello dei mostri di questa zona è il 13. Io posso giocare, cioè posso giocare solo a livello 13. Cioè, ho tutte le skill che ho sbloccato, anche quelle a livello 80, se prendo, se insomma, i livelli 80 hanno i tratti al massimo e tutto quanto. Ho tutte le skill sbloccate. Eh no, sono esplose le bombe. Insomma, avrei tutte le skill di livello 80 se fosse l'80, però la vita, il potere magico e basta, sono calati a livello 13. Io combatto come se fossi una persona di 13° livello, però comunque con lo skill set avanzato di un livello 80. E questa cosa è spettacolare, perché è vero che funziona in questo senso, cioè se arriva un PG di livello 80 nella mia zona di livelli piccolini, il combattimento è ad armi pari, per quanto lui abbia più skill più potenti, skill avanzate. Comunque, la vita e il potere è lo stesso mio. Quindi il combattimento è abbastanza equo. E non come in genere succede negli altri morb, che vai in una zona di livelli piccoli, bababam, 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 mazzate di fuoco e li massacri. Anche se mi sa che non si può fare una cosa del genere in questo gioco. Perché in questo gioco gli unici combattimenti fattibili sono quelli tra i PvP. Sono quelli tra mondi, tra server, non nel server stesso. Non lo so comunque con precisione perché ci gioco da poco, da troppo poco. Il World PvP, vabbè, poi è un'altra cosa che vi dirò perché ci sono entrato, non ci ho capito un beniamato e ne sono uscito anche abbastanza offeso. Vedremo in seguito, sinceramente non per ora non andrò a giocare. Questi sono, quando si finisce di questare nella zona, si può. Continua a caricare questo attacco del cazzo, non so come bloccare. Control più mouse 2, ah, ma è per disattivare il. No. Non so come disattivarlo. Che stavo dicendo? Il PvP lo vedremo in futuro. Allora, questo abbiamo fatto, anche qui scendiamo qui giù. Ah, non si può mettere un waypoint sulla mappa, ma è una cosa odiosa. Ah,
Ah sì, ah, che cosa è successo qui? Questa quest che vedete in alto a destra è una world quest. Non è una world quest, è un world event. Ci sono due tipi di eventi di mondo. Eventi che si attivano randomicamente, di persone che vanno scortate, di attacchi grossi di truppe che poi si sviluppano col boss enorme finale. Ci sono anche questo tipo di eventi di mondo, che sono praticamente come si sta sviluppando al momento la storia. Cioè, in questo momento c'erano gli Asura che stavano facendo dei test su determinati oggetti che non conosco. E sono stati pesantemente attaccati dagli Inquest. E noi li abbiamo difesi. E questo evento ora è avanzato. Semplicemente non è più fattibile. Ora sta succedendo qualcos'altro da qualche altra parte. E io non so dove, sinceramente. Forse è dentro questa città sulla mia. Non è una città. E insomma, è come procede, la storia nella mappa. Questo evento non è più fattibile. Non so se sarà fattibile fra qualche tempo, però per ora non si può più fare. È andato avanti, sta a livello successivo. Stiamo avanzando di storia. Questo è l'aspetto splendido di questo gioco, che ti permette di un progress effettivo tanto del mondo quanto del tuo personaggio. Mentre in giochi tipo World of Warcraft il progress del personaggio è comunque limitato, perché comunque il boss che uccidi ricompare, comunque la quest che hai fatto puoi rifarla. Qua invece in Guild Wars 2 il progress è completamente differente. In Guild Wars 2 c'è un reale progress. Il server a un certo punto. Il server arriva a un punto, la mappa, la zona arriva ad un punto che non può essere recuperato. Semplicemente va avanti, procede all'infinito e si cresce. Cresce tanto il mondo quanto i pigi all'interno. Mi stanno facendo un male cane. Perché mi hanno attaccato in due da capo. Sì. Perché sta andando? Ah, devo andare qua, waypoint. No. Guarda quanti ce ne sono qui. Palle. Effettivamente non sono troppi, semplicemente sono troppi. Questo gioco giocato in gruppo è figo. Giocato da solo diventa difficile. Infatti stavo aspettando che gli altri ragazzi, Lino Minato, Elino non ce l'ha ancora, però se lo voleva prendere. Voki si farà adesso il gioco, però ancora niente. Sono in attesa. Ah, devo tornare fin qui sopra. Ah no, c'era il punto di vicino. Quando si muore si può poppare a un altro teleport. Ed è fantastica questa cosa dei teleport, raga. Come vedete, stanno sparsi ovunque. Questi con il cubo azzurro, il rombo azzurro al centro. Ci sono ovunque, quindi non serve che cammini. Oddio. Cammini comunque ore ed ore perché se il teleport, l'ultimo waypoint che hai preso è lontano e sei morto, devi tornare a quel waypoint e fartela a piedi fino a dove sei morto. Però almeno se riesci a prendere il waypoint prima di morire, puoi teletrasportarti a costo praticamente zero, è molto molto basso il costo. Senza problemi puoi trasportarti ovunque. Ora andiamo a prendere quel waypoint ad Artegon Artergorrhrr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 
lì sicuramente, ci sarà qualcosa da fare lì. L'altra cosa caruccissima che hanno fatto sono gli eventi giornalieri. Ti danno delle ceste con all'interno experience boost, cose che altrimenti compreresti. Una cosa da raccogliere. Oggetti che altrimenti compreresti dallo shop. Se completi le quest giornaliere, te li danno direttamente loro. Ed è caruccio, ti fa sentire calcolato, ti fa sentire abbracciato dai programmatori, dagli sviluppatori. Ora uccidiamo questo ragnaccio. Ecco, vedi, come vedete, sto progredendo per le daily kill. Poi ci sono anche i monthly, ci sono i progressi mensili. E io per ora non ho fatto i monthly. Ah, item salvaged, events complete. Bisogna insomma completare determinati eventi, fare esperienza senza morire, raccogliere,
Non salvage, non ve lo so dire in italiano. In pratica si recuperano i materiali, tipo di un vestito, ne recuperi la stoffa. È il riciclaggio, esattamente. È riciclare gli oggetti che non utilizzi. Puoi decidere di venderli o fare un po' di salvage e li recuperi.